Nonostante la crisi dei semiconduttori, il settore della videosorveglianza sta vivendo una fase di interessanti sviluppi di business e anche tecnologici, con importanti evoluzioni anche in base al target di riferimento. Approfondiamo l'argomento con Davide Raggi, che è Product Manager Soluzioni di Video Analisi di Konica Minolta, a cui chiederei innanzitutto quali sono oggi le principali tendenze in atto in questo settore e quali sono le caratteristiche imprescindibili che una soluzione di videosorveglianza deve avere oggi. Parlare oggi di telecamere che fanno videosorveglianza è un po' riduttivo. Oggi questi dispositivi dovrebbero fare qualcosa di più del semplice monitoraggio di aree, di spazi. Le telecamere oggi sono dispositivi intelligenti in grado di analizzare situazioni, spazi, oggetti, addirittura i comportamenti delle persone e fornire quelle informazioni utili per molteplici scopi. Con questa premessa capiamo che il concetto di videosorveglianza si avvicina molto a quello che è la videoanalisi, ovvero un insieme di sensori di vario tipo, e non solo ottici, sensori acustici, sensori di movimento, sensori termografici, che governati da un'intelligenza, e qua parliamo proprio di un'intelligenza artificiale, permettono appunto ai decision maker di avere un insieme di informazioni utili per prendere quelle decisioni strategiche, molto spesso importanti in diversi ambiti, come per esempio controllo della qualità, come per esempio all'interno di un retail, o per ottimizzare il workplace o per rendere più sicuri gli spazi in cui ci muoviamo. Ecco, praticamente in ogni settore la videoanalisi ha una sua applicazione, dal retail al manifatturiero, dall'healthcare alla logistica. Questi dispositivi interagiscono con quelle che sono le persone, i dispositivi già presenti, i sistemi informativi, per dare appunto quelle risposte fondamentali alle linee di business. All'interno dello scenario appena tracciato, che offerta mette a disposizione Konica Minolta per quanto riguarda la videosorveglianza e cosa differenzia la vostra proposizione oggi sul mercato? Bene, una rapida premessa su di noi. Konica Minolta è una società multinazionale leader nel campo tecnologico e della ricerca. Siamo conosciuti principalmente per la nostra competenza in ambito imaging, ma nel 2017, sempre in continuità con la nostra natura, abbiamo siglato una partnership abbastanza importante con Mobotics, che è una multinazionale tedesca specializzata proprio in sistemi di videoanalisi e software per la videoanalisi. Ecco, nel 2021 siamo diventati anche distributori della Mobotics insieme a altri software che fanno videoanalisi, in modo da consolidare particolarmente la nostra offerta in ambito videoanalisi per le aziende. Ecco, i nostri progetti in questo ambito si caratterizzano innanzitutto per una forte componente che abbiamo noi all'interno, di sviluppare progetti complessi. Principalmente ci distinguiamo per tre elementi. Prima di tutto la progettualità tailor-made, su misura. Infatti il DNA dell'azienda è caratterizzato da un forte orientamento alla tecnologia, alla ricerca e sviluppo. Questo consente di sviluppare progetti innovativi e spesso anche unici, proprio per rispondere alle esigenze di un mercato che molto spesso, non ha esigenze standard. Secondo elemento è la scalabilità e la replicabilità. Konica Minolta all'interno di un network molto più vasto, le nostre sedi in giro per il mondo che sviluppano progetti in ambito di videoanalisi, i competence center Konica Minolta che studiano le soluzioni Mobotics ma anche di terze parti per trovare le integrazioni corrette, per dare delle soluzioni particolari a determinate esigenze, e anche i nostri R&D, la ricerca e sviluppo di Konica Minolta, che di volta in volta studia soluzioni, progetti particolarmente futuristici che ci permettono poi di andare sul mercato con delle soluzioni estremamente innovative. Terzo elemento è la governance e la progettualità. Konica Minolta possiede una lunga esperienza a livello di gestione di progetti, anche in questo ambito, grazie anche alla partnership con partner leader nel loro ambito, siamo in grado di sviluppare progetti estremamente efficaci che rispondono alle esigenze del cliente e mantenendo una governance centralizzata, in modo che la soddisfazione del cliente è sempre molto alta. Date queste peculiarità della vostra proposizione, ecco, quali opportunità offrite, al canale dei vostri rivenditori che decidono di proporre al mercato le vostre soluzioni e come li supportate, a livello locale?
Come anticipato poco fa, Konica Minolta è oggi distributore in Italia di Mobotics, ma anche di diverse soluzioni software di elevato valore, proprio in ambito videoanalisi. Il nostro rivenditore tipo è il System Integrator in grado di sviluppare progetti ad elevato contenuto tecnologico, in sinergia con Konica Minolta. Per cui, proprio per le caratteristiche della nostra soluzione, il partner ideale è quel system integrator in grado proprio di comprendere le esigenze del cliente, sviluppare con noi a più mani la soluzione, la parte progettuale e essere in grado di implementarla sul campo. Il nostro obiettivo è proprio quello di collaborare con il nostro partner sin dall'inizio, per cui anche dalla creazione delle prime opportunità e alla condivisione con il partner stesso, sia nella parte di delivery. A seconda infatti della maturità del partner, prevediamo un percorso di formazione, training on the job, certificazioni, consulenza post installazione, elementi fondamentali per innanzitutto proporre e vendere queste soluzioni e secondariamente anche per implementarle nel migliore dei modi. Ecco, per chiudere, il programma Konica Minolta a livello di canale comprende anche gli elementi di condivisione di opportunità che di volta in volta, grazie alle nostre azioni di marketing, riusciamo a prendere dal mercato. In alcuni casi le condividiamo con i nostri partner che possono implementarle con noi. Molto spesso il nostro partner ci aiuta, è la componente del service esterno che ci permette di sviluppare progetti complessi sul mercato, per cui anche i nostri clienti della diretta possono essere dati al nostro sistema integrato per l'implementazione e lo sviluppo di determinate funzionalità. Terzo e ultimo elemento, ovviamente un percorso di certificazione e formazione continua che permette al nostro partner di essere sempre sul pezzo, sia a livello di novità, sia a livello anche di capacità di installare e rendere il progetto unico. Benissimo, grazie allora a Davide Raggi per tutti i chiarimenti e gli approfondimenti sulle soluzioni Konica Minolta e sulle opportunità che offre al canale dei suoi rivenditori, e alla prossima occasione con Channel City. Grazie a voi, ciao a tutti.